Le preghiere di Santa Brigida, da recitarsi per 12 anni. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. O Gesù, desidero recitare per 7 volte la tua orazione al Padre, unendomi all'amore con cui la santificasti nel tuo cuore e la pronunciasti con la tua bocca. Portala dalle mie labbra al tuo cuore divino. Migliorala e completala in modo così perfetto da offrire alla Santissima Trinità lo stesso onore e gioia che tu hai dimostrato recitandola sulla terra. Possano l'onore e la gioia scorrere sulla tua sacra umanità, per la glorificazione delle tue sante piaghe e del tuo preziosissimo sangue che da esse sgorgò. Prima orazione. La circoncisione. Eterno Padre, per le mani immacolate di Maria e per il cuore divino di Gesù, ti offro le prime piaghe, i primi dolori e le prime gocce di sangue di Gesù in riparazione dei miei peccati di gioventù e di quelli di tutti gli uomini, come protezione contro i primi peccati mortali, specialmente dei miei parenti. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Seconda orazione. Il sudore di sangue. Eterno Padre, per le mani immacolate di Maria e per il cuore divino di Gesù, ti offro le terribili sofferenze del cuore di Gesù, provate sul Monte degli Ulivi, ed ogni goccia del suo sudore di sangue, in riparazione di tutti i peccati del mio cuore e di quelli di tutti gli uomini, come protezione contro tali peccati e per la diffusione dell'amore verso Dio e verso il prossimo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Terza orazione. La flagellazione. Eterno Padre, per le mani immacolate di Maria e per il cuore divino di Gesù, ti offro le molte migliaia di colpi, gli orribili dolori e il preziosissimo sangue di Gesù versato durante la flagellazione, in espiazione dei miei peccati della carne e di quelli di tutti gli uomini, come protezione contro tali peccati e come salvaguardia dell'innocenza, in particolare fra i miei parenti. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quarta orazione. L'incoronazione di spine. Eterno Padre, per le mani immacolate di Maria e per il cuore divino di Gesù, ti offro le piaghe e il preziosissimo sangue effuso dal capo di Gesù quando fu coronato di spine, in espiazione dei miei peccati dello spirito e di quelli di tutti gli uomini, come protezione contro tali peccati e per la diffusione del regno di Dio sulla terra. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quinta orazione. La salita di Gesù sotto il peso della croce. Eterno Padre, per le mani immacolate di Maria e per il cuore divino di Gesù, ti offro le sofferenze patite da Gesù sulla via del Calvario, in particolare la santa piaga della spalla e il preziosissimo sangue che da essa uscì, in espiazione dei miei peccati di ribellione contro la croce e di quelli di tutti gli uomini, del mormorio contro i tuoi santi disegni e di tutti gli altri peccati della lingua, come protezione contro tali peccati e per un amore autentico alla santa croce. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sesta orazione. La crocifissione. Eterno Padre, per le mani immacolate di Maria e per il cuore divino di Gesù, ti offro il tuo Figlio divino inchiodato e innalzato sulla croce,
le piaghe e il sangue preziosissimo delle sue mani e dei suoi piedi effuso per noi, la sua estrema povertà e la sua obbedienza perfetta. Ti offro inoltre tutti i terribili tormenti del suo capo e della sua anima, la sua preziosa morte e il suo non violento rinnovarsi in tutte le sante messe celebrate sulla terra, in riparazione di tutte le offese fatte ai santi voti evangelici e alle regole degli ordini religiosi, in espiazione di tutti i miei peccati e di quelli del mondo intero, per i malati e i moribondi, per i sacerdoti e per i laici, per le intenzioni del Santo Padre riguardanti il rinnovamento delle famiglie cristiane, per l'unità della fede, per la nostra patria, per l'unità dei popoli in Cristo e nella sua Chiesa e per la diaspora. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Settima orazione. La ferita del sacro costato. Eterno Padre, degnati di accettare il sangue e l'acqua sgorgati dalla ferita del cuore di Gesù per le esigenze della Santa Chiesa e in espiazione dei peccati di tutti gli uomini. Ti supplichiamo di essere pietoso e misericordioso con tutti. Sangue di Cristo, ultimo prezioso contenuto del Sacro Cuore di Cristo, lavami dalle colpe di tutti i miei peccati e purifica tutti i fratelli da ogni colpa. Acqua del costato di Cristo, purificami dalle pene di tutti i peccati e spegni le fiamme del purgatorio per me e per tutte le povere anime dei defunti. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Preghiamo. O Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio vivo, accetta questa preghiera con lo stesso amore col quale sopportasti tutte le piaghe del tuo santissimo corpo. Concedi la tua misericordia, la tua grazia, la remissione di tutte le colpe e pene e la vita eterna a noi e a tutti i fedeli vivi e defunti. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.